Salve onorevoli, eccoci qui in un nuovissimo episodio. Siamo su The Witcher 3 Wild Hunt. Come sempre io sono Arax di Cormaris e dopo oramai tre episodi di Gwent vediamo di concludere questa faccenda, anche perché seguo umilmente il vostro consiglio. E quindi, mio caro Conte, mi sembra più che il momento di concludere questa situazione. Will you try your luck in a tournament after all? D'accordo. All right, I'll give it a shot. Play using the new faction. That is an exceedingly good rub to my loins. Just lo spero. The cards I gave you form, but the base deck. No chance I can win the tournament with these cards? An issue easily resolved. You must simply face local Gwent competitors. Win the missing cards from them. Besides, it would be very good practice for the tournament itself. Ah, ok, comunque. Deck to play in the tournament of Skellige. Might I have a peek? Ti puoi fare un po' i cazzi tuoi, visto you che ci indeed. Sei. Come back in 2 days time then, for the start of the tourney. Addirittura. Mi sembra un po' una presa per il culo. Mi scusi. No, mi scusi. Torna tra 2 giorni. Cioè, stavate aspettando me per organizzare sto cazzo di torneo? Seriamente? Seriamente? Ad ogni modo, prendiamo le Skellig. Sicuramente mi dai un bel po' di esche. Una di queste, ok. Questo perché, dal momento che le Skellig, a quanto ho potuto vedere, non hanno purtroppo come si chiama? La possibilità di avere spie, risulta più che necessario a questo punto sostituire il più possibile e quindi evitare che l'avversario ci butta a noi addosso spie. Quindi, prima di tutto, reclutiamo tutti gli eroi possibili e inimmaginabili. La mucca è sempre utile. Yalmar, questa è l'unica spia a nostra disposizione. Ok, Lubos il blu. Non abbiamo altre spie. Voi, chiaramente, tutti. Brina, che mi porta in vita le persone, anche. Siamo già a 20 carte. Ok. Geralt, più che altro volevo vedere un attimo gli eroi. Non subisce l'effetto di carte speciali. Ok, questo non serve un cazzo. Tu, evoca tutte le fanciulle scudo nel mazzo e in mano. Ci sta. Attiva la trasformazione di tutte le carte berserker nella sua fila. Quando questa carta viene rimossa dal campo di battaglia, evoca al suo posto una potente carta unità. Cambi. Quando il giorno verrà, il gallo Cambi canterà per risvegliare Hamdal. Ah, qui si parla del Ragnarok. Ok. Queste navi, perché no? Il giovane anche. Facciamo un mazzo totalmente e assolutamente ignorante. Abbiamo però un solo berserker nella prima fila. Ok, tu cosa fai? Uccide la carta o le carte più forti in campo. Assolutamente a due mani ti prendo. Voi tutte nel mazzo. Guerriero dei Uncrate, anche perché no. Per ora facciamo una cosa molto ignorante, mettendo solo tutte le carte unità praticamente speciali che abbiamo. È l'unica forma che conosco per garantirci una più che pragmatica vittoria. Per quanto riguarda il comandante, non ci aiuta per un cazzo. Abbiamo 36 carte, 10 in più del solito. Potrebbe essere una fregatura, perché avere tante carte nel mazzo significa che magari non ti pesca quelle che vuoi, però potrebbe essere anche una cosa positiva. Va bene, aspettiamo 2 giorni allora, signori miei. Ok. 2 giorni dovrebbero essere più che largamente passati. Nobile Nilfgaardiano, ok, un po' di gente che cazzeggia, mi fa più che piacere. L'oste, vediamo se ci dice qualcosa di interessante sulle persone, magari possiamo trovare qualcuno per truffare. What?
No, I'm just jesting. You, sir, clearly were not born in a barn. Welcome to the pheasantry. The best auberge in all the duchy. Che è sempre di solito chiusa. Fammi vedere cos'hai. Grazie, andrà bene. Mi chiedo se lei è la giocatrice di Gwent. Quindi magari cerchiamo. Ok. Sai, mi sa che è proprio quest'oste, questa che ci mancava per l'ultima carta. L'ultima carta che ci mancava. Ok, sì, per il baio ho puntato 25. Vediamo come viene rodato il mazzo. Credo verrà rodato di merda. Girerà di merda. Ok. Ma non è malissima questa formazione. Dobbiamo togliere la barca, magari. Ustione, perché no? Perché no? Tra l'altro i guerrieri di Ancrate 6-6, la Madonna Eva. Madonna ed Eva. Mica male. Vabbè, iniziamo con un 10. Hjalmar non me lo aspettavo come... come si chiama? Che lavorasse nelle retrovie, ecco. Ok, faccio passare la voglia di evocare quelle megere di merda e arriviamo a 17. Assolutamente niente male, ci preserviamo ancora ustione. L'avversario passa. Va bene, siamo così debolucci, amico mio. Siamo così debolucci. Iniziamo di nuovo il round. Ok, questo è il round fortunato perché fondamentalmente... noi qui ora ci giochiamo tutto, però è anche vero che lui ha una quantità di carte maggiore della nostra, nettamente maggiore. Però, tutto sommato, io vedo anche qui un bel po' di combinazioni che potremmo creare. Vediamo tutto in base a lui come struttura il tutto. Ok, ti metto un 6, vediamo se hai ustione. Chiaramente queste due le metteremo alla fine. Fammi indovinare, una schiera di Necker... sì signore. Porco Giuda, perché sono così demente? Perché? Ora perdiamo perché sono stupido. Questo è il fondamento. Perdiamo perché sono... vai, iniziamo da Dio, eh. Il mazzo delle Skellig Ronda, che è una bellezza, eh. Perché cazzo ti sei tolto una carta? Ora me lo devi spiegare. Quale strana architettura magica stai pensando? Sì, ok, bravo. Ma se ti dico di rimescolare le carte? Ok, così almeno evitiamo che resuscita qualcosa di brutto. Però pare non abbia più nessun grande effetto. Comunque qui almeno andiamo a 52. Sempre che non ha qualche carta particolare o ustione, dovremmo chiudere con una bella... porca troia, perché non sto mai zitto? Perché, puttana troia, non sto mai zitto? E vince lui a tavolino. È inutile, ha vinto. Non ho carte, che cazzo mi fa iniziare il round? Cosa fa l'abilità delle Skellig? Non so nemmeno come ho fatto, ma ho vinto. Per me va bene, sembra un inizio più che propizio. E abbiamo... ho un problema con il Gwent. Recupera tutte le carte del mazzo Skellig. Ok. E questa è una cosa magnifica. Forse devo intitolare così del vecchio episodio. Allora, Drag Dombon raddoppia la forza di tutte le carte di una fila, massimo uno per fila. Perché no? Ok. E mi togli questa. E sto notando una cosa. Abbiamo delle belle coppie, ma che non funzionano benissimo tra di loro. Ok, ad esempio, qui ne abbiamo tre. Qui ne abbiamo tre da sei. Qui ne abbiamo uno. Uno. E tre. Più che altro perché il problema è che avere un po' troppe carte magari fiacca il mazzo.
e non poco. Qui ad esempio il Berserker io lo toglierei. Certo, 35 non è che abbiamo fatto questo grande progresso, innegabilmente vi do ragione, però almeno qualcosa l'abbiamo già concluso. La mucca, per quanto è un salvavita, preferisco toglierla. Il bardo può essere utile. Cambi non è male, sostituiamo, ma sai che ti dico, mettiamo la mucca e facciamo girare questo mazzo così come stai, chi se ne frega. Ad ogni modo, ora vediamo di concludere, di iniziare il torneo con ben 10 minuti di ritardo. Ok. There you are. A pleasure to see you again. The Skellige faction. How do you find it? Di merda. Non è il mio genere, onestamente. Honestly, not one of my favorites. Yet I believe you will easily win the tournament wielding it. Any specific tournament rules? Mind giving me an overview? Firstly, might I introduce the contestants? Superb Gwent players all, hailing from the world's farthest corners. Hamal Ochen Dankbali, an Ofieri merchant. Erik van Frog, a patrician from Novigrad. And lastly, we are proud to welcome a Skelliger. Ye blind? Not Skelliger, Skelligirl, dammit! Naturally, no offense meant. Agnetha Skolt. Her ever-charming isle temperament in evidence, along with assorted beats, baubles, ropes. As to the rules, they're simple. Each player adopts a faction they cannot change for the tourney's duration. Lose a match, and you're eliminated. The winner from among you shall advance to the semi-final to face the winner of the tourney's previous edition, His Excellency the Ambassador of the Empire of Nilfgaard. Master von Hill. The winner of that match shall in turn face none other than me, your humble servant. Hands off our Gwent! No new fucking factions! Quali sono le fazioni degli altri? Mind telling me what factions the others will be playing? It is no secret. Erik van Frog will play the Northern Realms. His Excellency, in a flush of patriotism, chose Nilfgaard. Hamal Ochen Dankbali will play the Monster Steck, and Agnetha Skold has chosen Skojatel. È bello come anche una persona degli dei Skojatel. With a Skellige deck, I'm determined to prove its value. Dicevo, è bellissimo come una persona delle Skellig non usa il mazzo delle Skellig. Questa dovrebbe essere una grande giustificazione. Perché protestano? Protesters have gathered outside. Quite a few, it seems. Hands off our bloody game! We didn't want any new factions! Maria, you dozy cunt! Stop diddling with dwarven tradition! Change cannot always please everyone. Gwent traditionalists resent my efforts to expand the canon to include Skellige, but we shall pay them no mind. Non potevi pagare un buttafuori, visto che hai occupato metà locanda. Iniziamo ad ogni modo. Ready to start if everybody else is. I invite you to join me on the terrace. The herald shall soon announce the tourney's start. Più tardi. Let the tourney begin! In round one, Agnetha Skolt faces Erik von Vrog. And Geralt of Rivia plays Hamal on Dankbali. Mazzo dei mostri, allora. A wager would you wish to make? What did you have in mind? Weapons do I collect, and your sword of silver my eye has caught. Should I win, I should take it. Should I lose, to you another equally precious shall I give. Ma posso vederla questa? Comunque d'accordo. All right. Oltre so ad avere un problema col Gwent, è anche ludopatico, probabilmente. Ok. Quindi mi togli le carte di coso, tanto mazzo dei mostri non ci sono spie. E vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Già che fatto iniziamo con Ustione, mi riempie il cuoricino di pace e tranquillità. Ok, il fatto che abbiamo Sedris mi permette tranquillamente di togliere le donne scudo, tanto comunque ce le farà uscire lei. Non abbiamo i funghi, quindi non possiamo trasformare. No, invece li abbiamo. Attenzione, attenzione, li abbiamo.
quindi ipoteticamente tolgo lei. Va bene, spia, pensavo di trovare un altro berserker, perché avendo Ermellino possiamo trasformare lui in berserker. Abbiamo un'ottimissima mano, signori, abbiamo veramente un'ottimissima mano. Che ora è diventata ancora più forte, anche solo il fatto che abbiamo loro due, 1, 2, 3, ci permetterà tranquillamente di sconfiggere qualsiasi tipo di carta possa anche solo provare a mettere piede su questa banco da Gwent. Quindi, iniziamo con un pacato 2. Ok, vedo che è la mamma un po' puttana, Ti impegni proprio per avere la mamma puttana. 1, 2 e 3, le sacrifichiamo tutte ore e chiudiamo la partita. Non sarebbe un'idea così folle. Non sarebbe affatto un'idea così folle, signori miei. Oppure semplicemente con 2. Sì, è fattibile. No, per forza 3. Però il problema è che lui potrebbe evocare qualcos'altro nel mentre. Mi inquieta un po' quale mossa potremmo fare, perché pensavo se noi mettiamo 1 gli toglierà questo, 2 gli toglierà questo, ustione distrugge tutto. Però lui nel mente potrebbe gettare sul banco altre carte particolarmente fastidiose innegabilmente. Quindi questo non è ustione, perché lo chiami ustione? Vabbè, sì, l'effetto pirata dei Demon. Leggo la paura nei loro occhi, hanno paura di me e del clan Demon. Quindi dobbiamo iniziare per forza con questa, vediamo lui cosa combina. È stata geniale mettere questa carta, perché comunque ha fatto da protezione, l'avversario ha passato. I di li a co. Ok. Oddio. Non è idilliaco per un cazzo, è andata di merda, è andata per espressamente di merda. L'unica cosa buona è che abbiamo ancora Cedris, guarda, l'unica cosa buona è che abbiamo Cedris. Io con le ustioni, porco Giuda, devo farci attenzione, ogni volta lo dico, ogni volta me la prendo in culo, sempre per lo stesso motivo. È particolarmente fastidioso, se posso dirlo. Ad ogni modo, se non ti dispiace ti rimescolo le carte. Non vorrei in alcun modo che ti venga la brillante idea di evocare qualche cosa di strano. Lo stai già facendo, vero? Vabbè. Pensavo peggio, a essere onesti. Pensavo molto peggio. Vabbè, mettiamo Ermellino, ma non abbiamo più i berserker, chiaramente. Ma questa la perdiamo perché sono stupido io. Guarda te, se la perdiamo per la mia immensa e assoluta, totale, cavalcante stupidità, lo posso dire con assoluta certezza. Ma perché fai questa roba? Che io non ho capito, l'ha fatta pure Locandiera, non serve a un cazzo, serve solo a temporeggiare. Vabbè, vediamo cosa cazzo combina. Non può chiamare gli altri. E invece li può, come fare? Eva puttana. Beh, abbiamo pareggiato, ora esce ustione. No. Non ancora, almeno. E noi siamo costretti a giocarci l'ultima carta e che... Non so, qualcuno ce la mandi buona? Ok. Vediamo cosa combina. Bene così, miei signori. Bene così. E chiudiamo quest'altro round. Poteva andare decisamente meglio se non usavo male le carte. Avevo sbagliato l'ordine. And upon your victory, congratulate I you. What drove me to wager a sword against you, no, I not. Clearly to guide me the universe ceased. Sì, tanto la venderò perché notoriamente fa cagare con la spada. You may it serve well. I'd never have lost if you hadn't cheated.
And my land folk who slander like that don't live long, because we don't let them. Accuse me of cheating again, and I'll cut your tongue out. Enough. Hands to yourselves. As Gwent is a gentleman's sport, we expect all its players to demonstrate impeccable manners, and we cannot tolerate any disturbances. Thus, by decision of Count Monnier, the contestants from Novigrad and Skellige are hereby disqualified. Gentlemen's sport. Well, I'm a lady, and we ladies don't give a flying fart about a tourney where any measly prick can accuse us of cheating. With round Tutto one qua. Completed, the standings are as follows. Agnetha Skolt and Eric Van Vroeg both disqualified. Geralt of Rivia has defeated Hamel Ongenvali of Ophir. In the semi-final, Geralt shall face the defending champion, Ambassador Von Hinn. Quindi è molto più breve di quello che sembra questo torneo. Non dobbiamo affrontare tutte e tre i mazzi. Pensavo veramente avremmo dovuto fare il giro di tutto. Infatti quando è partito quella roba dicevo questo è un escamotage di merda. Ma le dicono rifate le coppie. E io in quel momento avrei bestemmiato. Allora, lui e le Skellig. Le Skellig, perdonatemi le cose. Quindi più di tutti mi serve questo 3. Mi togli Ustione. Al Nilfgaard le esche sono fondamentali, perché se conosco bene Nilfgaard immagino che inizierà a buttare un boato di spie e io insieme a lui inizierò a bestemmiare fondamentalmente. Ok, abbiamo un bel 3-6. Dammi qualcosa di bello. Non bellissimo, puoi fare di meglio. Sì, buono. Buono, le Skellige hanno questa roba che giocano con pezzi altissimi. Veramente delle carte altissime di forza. E a sua volta questo è anche uno dei problemi delle Skellige, perché poi basta Ustione, e perché giocano molto sulla coppia, basta Ustione e fondamentalmente piango se mi viene un Ustione qui su questi 3-6. Ok, un 4, ottimo, quello che aspettavo oggettivamente, una carta quindi un po' inutilotta che potevamo buttare. Non ho letto bene quello che faceva questa carta di merda, sai? Non ho minimamente letto che cazzo faceva questa carta. Scusami. Ah! No, non io pensavo che questo era il simbolo. Ah no, questa è la mano stretta, il simbolo che se ne metti due. Porca puttana, sono messo malissimo, signori. Sono messo malissimo. Cioè, no, è stata una bella giocata. Tutto sommato siamo arrivati a 12, ma c'è sempre il problema di Ustione. Però effettivamente lui ha questo 10, quindi ci dà anche un po' un attimo libertà di movimento, se così vogliamo esprimerci. Pertanto, buttiamo Siri, vediamo se gli facciamo perdere la voglia di continuare a buttare carte. Bravo. Bravo. Esattamente quello che mi aspettavo da un Nilfgaardiano. Di mazzo e di fatto in questo caso c'è da dire. Questa volendo me la posso tenere, onestamente, perché un bel 9 non mi crea problemi. Però almeno diciamo che in linea di massima abbiamo pareggiato i conti. Mm. 44. Ok, alziamo la posta in gioco, vediamo che fai ora. Continua a tenere duro lui, eh. Non demorde. Vediamo se così perde la voglia. Aggiunge più uno a tutte le unità. Qui abbiamo più unità che effettivamente possono fare danno. Arriviamo a 61, vediamo se lui passa. No, lui rincara la dose, attenzione. Attenzione, attenzione, rincara la dose. Usiamo l'abilità? No, non possiamo perché non ci sono carte nel cimitero, giustamente. Vediamo lui cosa fa se passa. Hmm.
chiaramente non gliela possiamo lasciare così. Era un po' sprecata quella, però preferisco questa posizione. E qui dobbiamo per forza passare. Per forza. Dobbiamo assolutamente passare. Ah. E me la dà vinta. In cosa ti sei trasformato, amico bello? Se non ti dispiace, rimescolo le carte. Non subisce l'effetto... No, sì, volevo vedere questa, che cos'era. Eroe, Heimdall. Quando verrà il bianco giro, Heimdall darà inizio alla battaglia. Ok, questa non me l'aspettavo, oggettivamente. Un 11 effettivamente è molto utile. Ok, l'avversario dà il corno di battaglia. Non credo gli siano rimaste moltissime carte. Questo qui lo dovevamo usare nella partita precedente, però diciamo che ci va bene. Leto. Prevedibile. Sempre paura che abbia ustione, ma lui effettivamente non ha ustione a questo punto, se non l'avrebbe più usato. E anche se ce l'ha, in questo caso, se lo userebbe si farebbe più danno lui, farebbe più danno a lui che a noi di fondo. 2. E ora Shbam. Chiudiamo con 74. Quindi o ha due carte formidabili o perde, appunto. E chiudiamo anche quest'altro round. Tutto sommato posso dirvi che mazzo delle Skellig basa tutto sul numero, quindi devi avere molte carte. Congratulations, Witcher. No, oh, tutto qui. Dove è finita la supponenza? The Nilfgaardiano. Seems there's some trouble brewing. Scoot, all of yous, off your asses and hide to Skellige, ye ale-loving seal slurpers. Please remain calm and stop the furball attacks. Stop your mum from fucking ferrets, Monier. Tua madre è una bagascia. Qual è il problema? Maybe instead of hollering threats, you ought to just explain what it is you want. We've said it plenty of times, yet no one ever listens. Got me listening. Gwent's an ancient pastime. Its rules were set ages ago. Exactly. Determined in keeping with the laws of nature. Ma Foltest non risale a secoli fa, there quindi... should be four factions. That is the optimal number. We'll not tolerate the introduction of any others. It would disgrace the tradition. Aye, leave our Gwent the fuck alone. Enough of this. Didn't come here to jabba, but to break fucking heads in defense of tradition. Come on, lads. Oh, seriamente. E fammi indovinare, dovrò pure affrontare a pugni. Come affronti a pugni un nano, cioè? Ah, proprio altro che... Let's plow this new faction out of the horse and heads. Arse ram this rabble. Let's plow this new faction out of the horse. Forse uno l'ho ammazzato per sbaglio, vabbè. Poco mi interessa, onestamente. Cooled you off a bit. Look, seeing triple. Quadruple, even. Enough! I shall summon the guard. I got this, Count. Sure, you can shut this tournament down, but there'll be another, with who knows what new rules. If you don't like them, don't enter. Play somewhere else, however you want, but you'll never stop other folk from playing however they like. Bollocks! Like my good friend Zoltan Chive says, if one says you're talking bollocks, they could be right, they could be wrong. But if multiples say you're talking bollocks, well, you probably are. So let's take a vote. Who else here thinks I'm full of it? Zotlan con perle di saggezza enormi. Haven't seen that rascal in ages. How's he doing? Se vuoi te lo dico davanti a una bottiglia. Was in Novigrad last I saw him. Be glad to tell you more over a flask of something strong. Attention everyone! Our outing's taken a new turn. We're to sit and drink vodka with Zoltan's pal.
Questo è un'ottima cosa. We've still the final round of the tournament to play. Final? Fuck that! I, Yaki Raffiberg, do hereby declare my participation in this tournament, and I demand to play the victor. We'll settle whether this Skellige faction's worth a flaming bag of shit once and for all. Agreed, but please show some patience. We must first play a pre-final. Ok, quindi il contro l'abbiamo battuto, ora dobbiamo giocare con lui. In the pre-final, Count Monnier, representing the Skellige faction, shall face Geralt of Rivia, also playing with a Skellige deck. Speriamo che questo nano sia l'ultimo dopo lui. Skellige in the final and played by both contestants. Good luck. Ok, Skellige non mi servono. Esche. Iniziamo. Vediamo cosa combiniamo. Ok, mucca e cambi. Assolutamente niente male. La nave leggera anche questa. Non mi è piaciuta questa carta, però per il resto dovremmo essere più che a cavallo fondamentalmente. Mettimi cambi. Ok, sei prevedibile. Mettimi la mucca, così il prossimo turno iniziamo veramente in pompa magna. Madonna, che tristezza. Che tristezza. Sono costretto a buttare un 6, però ben venga, così almeno Yennefer può resuscitare qualcosa. Vinco io e parto proprio in pompa magna. Non capisco perché abbia fatto questa mossa così strana, se vogliamo. Oggettivamente è veramente tanto strana. Ok. Ti butto un 2 per sondare il terreno. Ok, magari mi chiami pure il cavallo. Ecco. Quanto sei scontato. Tristemente scontato, aggiungerei anche. Ok, vediamo ora cosa mi conviene. Vabbè, la carta l'hai già chiamata, non mi puoi evocare un altro cavallo. Non mi ricordo solo una cosa. No, non qui, qui. Questo è un 6, sì, lo possiamo evocare. Metti l'altra carta dorata e mi evochi lui. Cambi e il resto non ha grande senso evocarli. Lui però ha ancora 7 carte nel mazzo, eh. Attenzione. Ce l'ha messo nel culo. È semplice. Non abbiamo ustione, quindi ora non ci rimane che piangere. Effettivamente cambi e la mucca erano l'idea migliore. Hai vinto, complimenti. Ok, vediamo cosa combiniamo nella prossima giocata. Inizio round, vediamo un po'. Mi ha evocato proprio le robe che non mi servivano di più. Cioè, che bello. Eva puttana. Rimescoliamole giusto per creare un po' di casino, credo anche. Ok, uno alla volta, entriamo tutti quanti in gara. Avversario ha passato, addirittura. È stato molto più semplice di quello che credessi, onestamente. Mi chiami tutte le galee che ho, cioè così, galee. Sono più Draccar, oggettivamente, che galee. Ok. E così vinciamo con assoluta e totale tranquillità. Al round 2 potevi aver fatto un po' di paura, ma niente di che. The best man has won, playing the best faction to boot. Ok, smettili di farti le seghe su Skellige. Skellige won! What a bundle of pish! Tournament's not done! Now it's my turn. Che mazzo gioca? Let us resolve our differences here and now. Now to determine the ultimate victor! Geralt of Rivia! Playing the Skellige faction shall face Yaki Raffiberg playing Skyatel!
Ah, gli Scoiatel, grande mazzo, wow. Gli Scoiatel non mi ricordo se hanno molte spie, credo di no, ad ogni modo ignoreremo tanto queste cose e continueremo con questo mazzo. Non mi ricordo che gli Scoiatel abbiano grandi spie, ad ogni modo. Allora, mio Dio, che carte di merda. Fa un po' cagare la roba che ci ha dato, Fa un po' cagare. Poi il bello è che fino ad ora effettivamente nessuno ho visto usare particolari incantesimi. Avevo paura di Ustione fin dall'inizio. Ecco, sei la mamma troia. Però fino ad ora non ho visto mai nessuno in particolare usarla, quindi non saprei se sono state tutte mie semplici allucinazioni mentali che hanno provocato gravi disturbi. Ok. Otto, sedici. Ora esce Ustione lui. No, se non l'avrebbe già usato oggettivamente. È un po' complicatino ora, È un po' complicatino. Queste non le possiamo evocare, quindi dobbiamo giocare su 1, 2, 3. Veramente abbiamo un grosso vantaggio, veramente grosso. Quindi non ha senso sondare il terreno. Proviamoci. Vediamo lui cosa fa. Appunto. Prevedibile. Molto prevedibile. Potrei rievocarlo, però comunque ne rievocherei uno. E non è il massimo. Diamo giù l'eroe. Che abilità di merda. Che abilità di merda. Allora sì, mi trovo costretto a rievocare l'orso. Così almeno siamo sicuri che lui tutte le carte di Ustione, brucio avversario, la mamma puttana e tutto il resto le sta usando ora. E non creerà particolari problemi. Ok, ce la stiamo giocando grossa. Vediamo lui cosa combina. Eva puttana. La dobbiamo lasciare. La dobbiamo lasciare. Credo che la dobbiamo lasciare un bel po' di tempo qua. Ora la vedo abbastanza difficile riuscire a vincere con questo mazzo. Però hai cagato il cazzo, Io le carte te le rimischio perché hai cagato un po' il cazzo, fatelo dire. Ok, però tu mi sa che hai finito le carte, vero? E quindi ti costringo alla resa. E l'avversario passa perché non ci sono più carte effettive. Io posso dire tranquillamente di aver vinto. No, devo per forza mettere 2-6, che diventano 12-12, passo e ho vinto perché tu a questo turno non hai carte. Tralasciando che così già parto con 24. Così, giusto per infierire ancora un pochino. Appunto, vittoria schiacciante. Questa qui è stata interessante, ce la siamo giocata bella sul filo del rasoio. Good game. Bollock blasters! What hurts most is fucking Skellige one! But as they say, tough shit! Congrats! I nani testardi, ma tutto sommato, in fondo, sono ragionevoli, c'è da dire. Come on, lads! Let's get soused! No, you must stay, for I wish to treat you all to a tipple. We must toast the premier of the new faction. And if anyone wishes to play a friendly match of Gwent, I see no reason why not. Ok, ora mi dai questo cazzo di premio? Thank you for everything, Witcher. Nessun problema. No problem. Had fun.
Beh, tutto sommato è vero, sono stati giocatori molto interessanti. Gwent Master. Here, the grand prize. You earned it. Tutto sommato c'è da dire. Effettivamente Skellig non è male. Dopo 40 minuti e 3 e altri episodi posso affermarlo. Non è malaccio. Thank you very much, Count. Thank you once more for deigning to take part in my little tour. E tutto sommato, 1000 corone, non mi dispiace. Assolutamente. Farewell. Ottimo, ottimo, ottimo. Primal participation. Ok. Whereas victory is good. Perfetto. Mi sento oggettivamente soddisfatto, posso dirlo con totale e assoluta tranquillità. E ora, signori, direi che possiamo rispondere ai commenti dello scorso episodio col cielo stellato di Toussaint. E per quanto riguarda Tommy, che effettivamente dice che lui non ci è mai riuscito, l'ha giocato almeno 10 volte con tutti i DLC, ma non è mai riuscito a ottenere il premio per aver ottenuto tutte le carte. Ma in realtà non esiste un achievement, credo, che ti dia, che venga dato perché hai ottenuto tutte le carte, ma uno per aver ottenuto tutte le carte, diciamo, base, e uno per aver ottenuto tutte le carte delle Skellig, ok? Uno per le 4 fazioni e uno per le fazioni Skellig, che è quello che abbiamo appena avuto in questo episodio. E in particolare il problema è piccolo e minuscolo. Vabbè, quello delle Skellig ti dice già da chi devi andare a giocare e vinci. Invece per quello delle 4 fazioni, quello base, diciamo, c'è un personaggio che è successo anche a me, non so se hai visto l'episodio, è veramente vecchio, che una volta liberato dalla gabbia, ok, lui tornerà nel suo paesello, no, non mi ricordo esattamente, però ti posso dire dov'è, effettivamente abbiamo la mappa, e devi liberarlo dai banditi. E lo troverai esattamente in questa posizione, a Ursten, a Ursten, che è un paesino di merda, che di solito è uno dei primi che ci si arriva passando di qui e uno non ha nessun più motivo per ritornarci. E lì c'è uno che vendeva l'ultima carta, a me è successa la stessa cosa, mi sono dannato per un po'. Per quanto riguarda Stefano, effettivamente ora siamo riusciti a portare il trofeo a casa, e per quanto riguarda David... Ora, dopo il Gwent, te lo prometto, andiamo un attimo a indagare sulla questione dei vampiri per chiarire al meglio cosa sta succedendo. Ma ora come ora, signori, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tiranno e direi che ci becchiamo nel prossimo episodio. Mm-hmm.